cosa? La situazione è nettamente, sta nettamente crescendo, abbiamo un notevole numero di piloti in aumento gara per gara, questo significa che il prodotto è di qualità, soprattutto nelle nuove categorie, vale a dire la Rocky, che abbiamo molti piloti in più, abbiamo la categoria FIM, sia KF4 che FIM Super Senior, definita così, che ci ha dato ancora un incremento di piloti. Questo ci permette, grazie alla tipologia di formula che ha inventato Albino Parolin con il suo staff, di portare anche piloti stranieri in questo campionato, cosa che fino ad oggi non era mai successo. Per quel che riguarda il punto della situazione della giornata, devo dire che ci sono stati i famosi bollini rossi che sono attaccati nel go-kart. Cosa sono i bollini? Non sono nient'altro che i leader della classifica di campionato. Oggi si è staccato, per noi è un rammarico staccare il bollino rosso a un pilota finlandese, perché ci creiamo anche un certo prestigio, però la nostra Chiara, la ragazza d'occasione, è di grinta, glielo ha staccato nettamente. Mentre la Rocky, partendo dalla Rocky, abbiamo un notevole aumento, molti piloti stanno credendo in questo prodotto, che ci fa onore. La 60 è altamente spettacolare, perciò gara che per il pubblico tiene attaccati tutti alla rete fino all'ultimo giro, vedi i distacchi di prefinale e finale. 125, quella non si smentisce mai, anche questa categoria grande aumento, e soprattutto la categoria che ci sta facendo onore, perché non c'è ancora un leader vero e proprio, anche se Davide Favaro sembra molto protagonista, però oggi non ha vinto, pertanto tre gare, tre vincitori diversi, il che fa credere che il campionato è apertissimo fino all'ultimo giro dell'ultima gara. Ci rimane la senior è una categoria più anziana che abbiamo qui nel nostro campionato, il numero di piloti è infinito, ormai dobbiamo fare le batterie perché non sappiamo più come gestire la situazione, che questo ci rende anche soddisfatti perché crea notevole spettacolo con le varie manche. Abbiamo sorpassi a non finire e anche qui non si capisce mai chi è il vincitore fino a proprio la bandiera a scacchi. Stessa cosa vale per la Junior, che è l'unica categoria che forse ha un protagonista abbastanza definito, che è Nicolas Russo, anche se devo dare voto 10 a Andrea Venica, perché è un ragazzo che innanzitutto stimo moltissimo, è protagonista sia a livello morale sia a livello di pilota di guida, e poi c'è un meccanico che è il nonno, che è senza ombra di dubbio quello che rende protagonista sia il nipote che tutto quanto l'insieme di questa categoria.